Cari compagni di avventura, ho appena letto un articolo dove viene effettivamente confermato che Netflix, dopo neanche un mese della messa in onda della prima stagione delle live action di Cowboy Bebop, ha deciso di stroncare di netto questo programma, questa serie, questo adattamento, questo cinemanga. Perché lo ha fatto? Beh, la risposta che va per la maggiore attualmente sul web è che è talmente mal riuscito, quindi talmente basso livello qualitativo, che la major Netflix ha deciso di, per l'appunto, interrompere da subito la produzione della seconda stagione e quindi di troncare questa lavorazione sul nascere. Quindi, insomma, prima stagione è uscita, ma non ce ne saranno altre. Invece la dinamica è molto più complessa, è molto più articolata di così. Infatti c'è un articolo di Hollywood Reporter che vi lascio nell'info box, come sempre, che va abbastanza a trattare nel dettaglio questa dinamica. Io però voglio espandere ciò che viene spiegato in quell'articolo e farvi una generalizzazione e in generale portarvi una visione un po' più ampia, un po' tutto tondo della produzione cinematografica, ma in generale, nello specifico in questo caso, della produzione Netflix. Io partirei dall'assunto che a Netflix come azienda, come major, non ne frega niente che il prodotto che sta portando sulla piattaforma sia bello o sia brutto, sia apprezzato dal pubblico o sia per nulla apprezzato dal pubblico. L'importante per la piattaforma è che un'opera venga vista, che faccia molta visibilità, che tenga le persone incollate sulla propria piattaforma o che di contro possa invogliare, invitare, promuovere alla piattaforma persone che non sono ancora abbonate. Questo è lo scopo che Netflix ha quando cerca di portare un contenuto nuovo sulla piattaforma. Ed è abbastanza ovvio ed è abbastanza evidente sia questo l'intento principe. La piattaforma deve vivere di abbonamenti, quindi più tempo le persone passano sulla piattaforma, più le persone sono invogliate a restare sulla piattaforma, più abbonamenti loro hanno. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che prodotti come La Casa di Carta, facciamo un esempio che ho finito di vedere giusto ieri, non è un prodotto che sarà, cioè non è apprezzato dal pubblico La Casa di Carta, a me tra l'altro l'ultima stagione è anche piaciuta, sarò sincero. Comunque, è il mio gusto personale a parte, che sappiamo essere un unicum nel panorama, La Casa di Carta in generale non è piaciuta ai fan. Però in ogni caso tutti hanno visto La Casa di Carta, tutti l'hanno vista seppur ogni stagione si lamentavano dicendo non gli piacesse, ma l'hanno vista. Quindi per Netflix La Casa di Carta è un successo di botteghino tra virgolette, perché non va al cinema, però ha fatto sì che le persone rimanessero incollate alla piattaforma, per quanto sia stato un di fatto insuccesso dal punto di vista della critica, perché la maggior parte delle persone che hanno visto questa stagione, questa serie in generale, non è piaciuto il prodotto. Però non importava che l'audience non fosse concorde sulla bellezza della serie e che anzi la demolissero continuamente, hanno continuato a portare le nuove stagioni. Perché? Perché la gente guardava le stagioni man mano che venivano pubblicate. Quindi, perché hanno buttato giù Cowboy Bebop? Non sicuramente per la qualità, che sì, ha i suoi difetti, non è il prodotto migliore della vita, non è il migliore adattamento live action di un prodotto fumettistico, e ci mancherebbe, ma non è stato affossato dopo neanche un mese perché la gente, la critica non l'ha apprezzato, è stato affossato perché la gente, perché la critica, questo prodotto non l'ha visto. Netflix ha fatto un bilancio di quello che era un rapporto tra le visualizzazioni e il costo di produzione della serie. Quello che costava produrre una stagione di Cowboy Bebop era inferiore a livello di costo-beneficio rispetto alle persone che poi la serie l'hanno vista. Quindi per la piattaforma, per questa azienda, non ha senso produrre altre stagioni, dato che non verrebbero viste, sarebbero dei soldi che sarebbero investiti per un prodotto inutilmente, possono investire quelle cifre in altre cose, in cose che magari poi appunto vengono viste e invogliono le persone a mantenere l'abbonamento o perché no a farlo da zero, come dicevo prima. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che bisogna stare molto molto attenti a come uno decide di fruire o meno di un prodotto, perché ad affossare Cowboy Bebop non è stata la qualità del prodotto, ma il pregiudizio del pubblico. Il fatto che i fruitori di, soprattutto, anime e manga non abbiano voluto vedere la serie live action è un indice, è un sintomo del pregiudizio negativo che si ha nei confronti dei cinemanga. Cioè, il pubblico è talmente abituato a fruire di adattamenti live action brutti, o perché no, di fruire di adattamenti live action belli, senza sapere che sia un adattamento live action, e moltissimi prodotti
moltissimi cult, moltissimi film di spessore, moltissime serie di rilievo sono adattamenti live action di opere che non sapevate avessero un altro tipo di origine. Lo so per esperienza, perché io stesso di molti prodotti l'ho scoperto poi nel corso degli anni che fossero adattamenti live action. Quindi è per l'appunto stato il pregiudizio dei fruitori, degli abbonati di Netflix a affossare questo prodotto. Il fatto che le persone non vogliono vedere un adattamento live action di un manga o di un anime porta in questo modo la piattaforma a non voler più investire in adattamenti live action di anime e manga. E questo può essere potenzialmente deleterio a lungo andare. Sì, io ribadisco, Cowboy Bebop come adattamento live action non è l'adattamento più felice mai realizzato. Ha dei suoi difetti come tutti i prodotti hanno, perché tutti i prodotti hanno dei pregi e dei difetti. È inevitabile. Però se si prosegue su questa strada, nessuna azienda vorrà più investire su quel fronte. E non avere un investimento su quel fronte vuol dire che il settore anime e manga non avrà uno sbocco effettivamente rilevante e valido a livello di produzione cinematografica hollywoodiana, e a quel punto rimarrà ancorato a quella che è la nicchia del fumetto dell'animazione giapponese, che ok, nel corso degli anni sta crescendo, ma siamo tutti consci, siamo tutti consapevoli del fatto che quando un prodotto diventa brand, poi diventa franchise, non può far altro che crescere, svilupparsi, diventare, diciamo, più fruibile e non solo più importante, ma in generale più potente come rappresentazione. E un po' rosico, un po' mi spiace che vada così per Cowboy Bebop, e un po' iniziano a tremarmi le gambe per adattamento live action di One Piece, perché se il cinemanga che tutti aspettano, se il cinemanga su cui tutti a Hollywood puntano, il cinemanga con il budget più alto che mai si sia voluto realizzare, avrà lo stesso problema, cioè andrà in onda e non verrà visto, verrà troncato. E a quel punto, se anche One Piece, quindi se anche il manga dei record, nel suo adattamento live action fallirà, non arriveranno mai più prodotti di questo tipo, e sarà un problema, udite udite, anche per il cinema italiano, perché a quel punto, col cavolo, che verranno fatti gli adattamenti live action dei fumetti italiani. E lì rosicherò il triplo, perché il problema principale è quello, perché tanto in Giappone, in Corea, nell'est dell'Asia, i live action dei loro prodotti li continueranno a fare, semplicemente saranno con la loro impronta autoriale, quindi col loro tipo di narrazione, col loro tipo di messa in scena, e noi saremo sempre relegati a non avere un cavolo adatto per i nostri gusti e per il nostro modo di fruire di contenuti. Che bello! Che video denso di speranze e aspettative positive! Mamma mia! Quello che posso dirvi giunti a questo punto del video è che secondo me dovreste accantonare il pregiudizio e dare sempre una possibilità ai prodotti. È vero, siete stati estremamente scottati da Dragon Ball Evolution, siete rimasti scottati con l'adattamento live action Netflix di Death Note, ma questo pregiudizio nasce sempre da una mancata conoscenza e consapevolezza di come ci sia stato un approccio, no, alla lavorazione che è differente da prodotto a prodotto di questi live action. Sono anni che batto il chiodo sull'argomento, sono anni che non solo io ma altri creator ne parlano. Ho contattato Instant, come ho letto l'articolo, il grande Rob McQuack, per parlarne con lui in live, quindi nelle prossime settimane lo avrò ospite e parleremo un po' meglio della questione adattamenti live action dei cinemanga. In generale sono dell'idea che se per quanto riguarda i cinecomic, che sono adattamenti live action di fumetti americani, date sempre una possibilità e non vivete il pregiudizio negativo, credo dovreste evitare di dare pregiudizi negativi ai live action di matrice giapponese, o meglio, che originano da un prodotto giapponese, perché poi in realtà la produzione è hollywoodiana, tanto quanto lo è quella dei live action della Marvel o della DC Comics, che viene comunque blastata, ma in ogni caso gli incassi li fa lo stesso, quindi che bello. Tant'è, io vi chiedo soltanto a questo giro di scrivere nello spazio commenti i motivi per cui avete o non avete visto il live action di Cowboy Bebop. Se non l'avete visto, soprattutto voglio sapere perché, qual è il pregiudizio, il motivo per cui non avete voluto dedicare del tempo a vedere neanche l'episodio 1. Ho la necessità di saperlo, proprio per motivi, curiosità accademica. Mettiamolo giù così, sono seriamente interessato alla dinamica e voglio creare uno spazio di discussione su questo tutto
e capire forse qualcosina. Voglio tirare delle somme e mi serve per l'appunto la vostra collaborazione. Quindi fatemi sapere nello spazio commenti cosa ne pensate di quello che vi ho detto, cosa non ne pensate, se concordate, se non concordate, se l'avete visto, se non l'avete visto, in caso il perché di entrambe le cose, e se l'avete visto, se vi è piaciuto o se non vi è piaciuto. Facciamo un bilanciamento. Poi in caso, dopo aver letto un po' di commenti, potremmo fare un bel sondaggino nella scheda community, qui su YouTube chiaramente, e trarre a quel punto la quadra definitiva prima di andare in live con Rob McQuack. Quindi, dai, siamo giunti alla fine. Fate i bravi, mangiate le verdure. Vi ricordo che questa sera alle 21 siamo in live per parlare, per proseguire la tier list a tema One Piece, e molto probabilmente uscirà un altro mio video sempre oggi intorno alle 7-8 di sera che devo finire di editare. Quindi, dai. Bella a tutti, alla prossima.